E bentornati incredibile nel 17° episodio di Palworld. Pazzesco e assurdo, oserei dire. Mentre farmavo un po', perché non è che ho fatto granché, mi sono accorto, e ho un foglietto che mi sono appuntato le cose incredibili, che per quanto riguarda l'andare avanti ho fatto un errore clamoroso. Ho fatto uno skip di un oggetto che è essenziale per andare avanti. Vi ricordate che negli scorsi episodi dicevo: ma come si faranno mai i metallo raffinato, tutte queste cose belle? Perché il gioco, come vedete, ci ha sbloccato le sfere ultra, il fucile al colpo singolo nuovo, i proiettili nuovi, armatura nuova, elmo nuovo. Però mi serve questa roba raffinata. Bene, vi ricordate che avevo detto: ma dove si costruiva la fornace raffinata? Ecco fatto, semplice. Non ho sbloccato la fornace migliorata, quindi ci servono 4 punti per sbloccare la fornace migliorata, che ci servirà tantissimo, perché senza questi lingotti non c'è la minima speranza di progredire per quanto riguarda armature, armi, sfere pal. Quindi, dato che le torri sono veramente un muro veramente che non si può sfondare per adesso, e ci servono potenziamenti che possiamo fare solo con la fornace migliorata, in cui da questo episodio e poi partiremo con una di quelle esplorazioni proprio selvagge, ragazzi. Allora, quindi fornace ok, metallo ok, esplorazione ve l'ho detta. Ecco, l'unica cosa che ho fatto in questo farm, ho provato a battere questo affare, il Blazamut. Non è finita bene, ragazzi, perché mi ero fatto tipo 200 frecce avvelenate e non stava andando male l'idea di avvelenarlo. L'unico problema è che dopo un po' il veleno non funzionava più, quindi è arrivato a metà vita che avevo finito le frecce e non c'era proprio speranza che lui si avvelenasse di più. Potrei fare la sella del mammut, ma ho poco olio di palle di alta qualità, sinceramente non mi sono messo a farmarlo, quindi, come dire, eviterei. Però ho fatto una cosa carina. Ho fatto la sella di saltina, che è una delle cose più rotte della vita, ragazzi, perché a parte che è il pal più veloce che ho, guardate quanto corre, ma ha il doppio salto, guardate. È incredibile, vero? È più veloce lei dei pal volanti, guarda che può fare. Cioè, ragazzi, saltina è tanta roba, non è neanche male come attacchi. Potenza e gelina sono efficacissimi contro la torre numero 3, quindi li dobbiamo portare su. Abbiamo saltina, abbiamo verduro, che ha un attack rate assurdo, e poi abbiamo artiglio, se dobbiamo volare un po'. Io direi di iniziare la nostra esplorazione incredibile. Se riuscissi a ottenere 4 punti di quelli scrausi, e, come dire, riuscire a sbloccare la fornace migliorata, per capire più che altro come si fanno sti lingotti nuovi, perché sono lingotti argentati, noi ci abbiamo sempre usato quelli di bronzo, quindi insomma ha senso, no? Però ragazzi, mi preoccupano un po', mi preoccupa il fatto che i pal fanno danno, e va bene, ma noi non facciamo niente di danno. Cioè, l'unica idea che mi è venuta in mente è che c'è qualche modo sus, che però proprio non mi viene in mente, per droppare pergamene, viola e poter fare armi assurde. Perché io, ad esempio, ho il moschetto che fa 1000, ma magari esiste il moschetto viola che fa 4000, capito? Io non lo so questo. Non so se si possono droppare incredibile da qualche parte. Quindi è tutto un po' sus. Caverna della rovina. Vogliamo entrare? Porterà male, ragazzi, questa cosa? Ma non è la caverna di Blaz... Ah, no, infatti. Astegon, ragazzi. Io ve lo ripeto, ragazzi, io ci ho provato off-camera a ucciderlo per avere un sacco di punti di esperienza, ma non ci sono riuscito. Quindi qui c'è un altro boss a livello di quello. 48 pure questo, un toro. Immagino pure per uccidere quel re drago d'acciaio, ragazzi, al 48. Cioè, io li vorrei uccidere tutti e due, almeno per avere punti di esperienza, ragazzi, ma sono dei tori, noi non gli facciamo niente. Allora, vi faccio vedere il danno che facciamo a queste creature. Pioggia acida, che è un attacco da lontano. Guardate quanto danno gli facciamo. Cioè, capite? Facciamo 4. La fuga è l'unica via. E io sono sicuro che uccidere questo e quell'altro mi regalerebbero un quantitativo di punti di esperienza assurdo. Però non ne vale la pena. Ragazzi, se troviamo qualche alfa pal nuovo, qualche cosa sus. Ah, è vero, lì non ci siamo mai arrivati, noi nell'alberone gigante di Elden Ring. Non so neanche se ci si può arrivare. Allora, lì ci sono le montagne sus. Vedi quanti ancora ambienti incredibili? Quindi dobbiamo arrivare a quell'isola. Tanto, ragazzi, ho detto, oggi si esplora sus, quindi dobbiamo trovare pure un po' di teleport, così mi regalano un punto di esperienza. E c'è speranza che riusciamo a fare almeno la fornace migliorata. Una cosa che mi è rivenuta in mente mentre costruivo la base, che forse è una cosa scontata, ma effettivamente dopo un po' te lo dimentichi, è che questo gioco non è completo. Mi spiego meglio. Questo gioco, ragazzi, è una demo. Ha voglia cose che potranno aggiungere. Assolutamente sblocchiamo quel teleport. E abbiamo ottenuto un punto sus. Un Pyrim Noct. Mi sa questo non ce l'ho. Mazza quanto è duro. È carino che abbiano messo la versione Noct di alcuni pal, no? Mi sa che si è incastrato, ragazzi, in un muretto. Il nostro cavallino rampante. Peccato, ragazzi, quello era un colpo sus. Mi direte voi, ragazzi, non è un boss, però è molto figo questo cavallino. Ok. Al 36, poi, ragazzi, Blazor Noct. Questo è praticamente la versione più figa di quello che noi abbiamo a livello 1. Vedete, qui ci sono solo pal Noct, mi stai facendo capire?
Per carità, è figa l'idea, eh. Mi sa che si è incastrato nell'acqua, mi potrebbe dire fortuna per una volta, eh. No, come l'ho detto. Sfera incredibile, pazzesca, assurda. Ok, in the face. Saltina e acqua, quanto farà male una bolla d'acqua di saltina contro questo affare? Un danno, ragazzi, epocale. Ok. Se riusciamo a catturare pure questo, non sarebbe male, eh. Ok. Abbiamo due palle sopra il 30 nuovi, eh. Questa, ragazzi, è una delle invenzioni più belle dell'universo. Comunque lancia granata a colpo singolo. Con calma, ragazzi. Ci vuole pazienza. Ok. Molto bene. L'unico motivo per cui ho catturato questi due pal sus noct è che sono sopra al 30. E mi fa comodo avere qualche pal sopra al 30, ragazzi. Allora, non credo potremmo mai arrivare a quell'albero per adesso, lo sai. Mi sa che l'Elder Ring di Palward rimane lì. Però possiamo arrivare su quest'isola. Vediamo un po', eh. Quali segreti nasconderà quest'isola di Palward? Non abbiamo trovato neanche un boss nuovo, eh. Seconda riserva. Guarda, è proprio Elder Ring, ragazzi. Sta andando in fiamme l'albero madre. Ok. Crimine in corso. È un'area protetta, tipo? Io sono entrato e non dovrei... Al 45? Qualcosa mi dice che non dovrei essere in questo posto, mi sa, eh? 43. Ragazzi. Ci sono due palle assurdi qui, ma al 44 e al 43, ragazzi, questi mi fanno un... Un bucio leggendario. Guarda che palle assurdi! Al 41! 45, 44 Quiver. Ma sono dei palle bellissimi, poi, scusami. Questo sembra Gyarados Shiny. Questo è un drago di ghiaccio. Quello sembra Moss Panda, ma con il bastoncino in bocca. E non lo so. Sono un po' fortini, però, per me. Cioè, potrei mettermi a farmarli, ma vuol dire che devo sacrificare tutte le sfere che ho. A fortuna ne prendo uno. Ma il problema, sapete qual è? È che se io ne catturo uno al 45, me lo mette al 38. Quindi è inutile, capito? Io devo salire di livello. Ah, abbiamo trovato uno zaffiro, manuale d'addestramento grande e un progetto di metallo per il calore per due. Ah, mazza, abbiamo trovato più roba in questo scrigno che in tutti gli scrigni del gioco, praticamente. Cioè, Gelina è al 40, me l'ha nerfata al 37. Vabbè, ragazzi, abbiamo scoperto un'isola, oserei dire, stravagante, con dei pal veramente assurdi, ma, come dire, per adesso non ci serve a niente. Qualcosa mi dice che quest'area della montagna però non è la via, ragazzi, non lo so. Ho il terrore che, secondo me, questa non è la strada super uovo ardente. Meno male, abbiamo trovato un altro uovo gigante. Ragazzi, direi di cambiare zona, perché qui, non lo so, non è l'area per noi questa. Sono intorno al 40. Ci serve un'area intermedia, capito? Qui ci torneremo più avanti, ragazzi. Quest'area non fa per noi. A questo punto mi rimane solamente questa parte qui. Oppure possiamo andare sopra. Andiamo qua e ascendiamo di sotto. Saltina, paradossalmente, ci può andare una mano molto di più che Artivo. Tanto piotta, Saltina. Allora, andiamo a vedere questo triangolino qui, che non credo nasconderà niente. Saltina, best mount della vita, proprio, eh. A questo punto andiamo giù, andiamo a sud. Poi magari, ragazzi, sto prendendo un granchio gigantesco io e in realtà il gioco vuole che vado verso la montagna. Però avete visto, quell'isola, i palle vanno dal 36 in su, capito? Cioè, io devo salire di livello io come personaggio. E voi direte, dovresti farmare i pal più piccoli. Avete anche voi ragione, però se posso farmarmi qualche alfa pal, sarebbe più divertente, no? Che dite? Ah, perfetto, finisce qua. Bene. Ragazzi, questo primo video di esplorazione non sta andando molto bene, io ve lo dico, eh. E niente, ragazzi, neanche questa strada ci ha portato a niente. Poi un giorno mi vedrò la top 10 dei pal più veloci da usare per volare e non, ma mi sa che Saltina, per stabilità del doppio salto, è tanta roba, eh. Ok, ho shottato un pollo. E niente, ragazzi, neanche questa strada ci porta a niente. C'è un'altra isola qua, vedete? C'è una puntina come quella. Magari lì sono un po' più bassi di livello... Forse, non lo so, vediamo. A meno che queste isole sus strane, che ci dice che noi stiamo commettendo un crimine ad andarci, forse sono endgame. Beh, il lato positivo è che se troviamo altri due teleport, ragazzi, possiamo sbloccare la fornace, quindi non è andato tutto quanto in malora. Ex soldatessa. Oh, è raro che dei visitatori finiscano qui, non è rimasto nulla da queste parti. I bracconi sono presi già tutto. Se tu costruissi delle sfere palle potresti catturare. Ok, io non ce la faccio più, ho perso la voglia di vivere e tieni pure un po' del mio cibo. Non credo proprio di averne più bisogno. Un tempo anch'io andavo all'avventura, ma poi quel gigantesco qua mi ha colpito al ginocchio. Da allora non posso più combattere, non mi resta che attendere la fine. Allora, andiamo a vedere se in quest'isola troviamo qualche cosa. Intanto che abbiamo scritto Wanted sopra, ragazzi, tra un po'
cominceranno a apparire le stelline come in GTA, preparatevi. Quando mi avvicino a queste isole sus, tutto il cielo diventa rosso, neanche fosse l'eclisse. Allora, qui secondo voi, ragazzi, i pal saranno forti come nell'altra isola o saranno un pochino più deboli? Se anche qui sono al 41, allora queste isole sono in game, non c'è niente da fare. Grizzbolt al 22! Oh! Attenzione! E voi direte, ma che ci fai con Grizzbolt al 22? Sì, effettivamente non ci facciamo niente con Grizzbolt al 22, però... diciamo più che altro perché vorrei rendere questo episodio simpatico. Già catturare un Grizzbolt non sarebbe affatto male. Abbiamo catturato un Grizzbolt, vabbè. Tanto per soddisfazione. Si farmano anche i Panking. Effettivamente il Panking non l'avevo mai trovato. Valet. Cos'è questo simpatico fiore volante? Ok. Ok. Valet, va bene. Ah, guarda, questo era uno degli obiettivi, catturare un cervo di terra. Grande. Ok. Ok, abbiamo fatto un obiettivo, catturare uno di questi di terra. Azuroba 19, ce l'abbiamo. Certi tipologie di pal si trovano solo in questo posto sus, va bene. Ok, dalla parte ha anche senso. E infatti mi dà un obiettivo nuovo. Adesso mi dice che mi sa che mi ha sbloccato un'altra torre. Per carità, sono pal che probabilmente non ci servono a niente, però li possiamo mettere almeno nella base. Ad esempio il cervo sus lo potrei mettere nella base che ho costruito prima. Allora, a questo punto finiamo, andiamo verso lì. Andiamo, magari troviamo qualche cosa. E poi magari queste tre torri finali sono veramente l'endgame. Cioè le prime due torri, sai, no, Palward te le fa fare. Però per le ultime magari sono veramente endgame. Cioè ci devi andare al 50, che cavolo ne so. Al 50, con i pal al 50, le scoppi tutte e tre. Non so se l'ho provata una volta off camera, però non è finita bene. In quella torre lì con dove c'è il tizio sus con il pal elettro fighissimo. Non è finita bene, ragazzi. Quindi è un po' così. Però almeno abbiamo trovato qualcosa di simpatico. Abbiamo trovato il cervo di terra. Che è simpatica l'idea di aver trovato il cervo di terra. Poi c'è un sacco di ste cosine verdi che, mamma mia ragazzi, ci metterò una vita a catturarle tutte. A sto punto a salire ci andiamo nel prossimo episodio. Possiamo provare ad andare da quella parte per finire l'episodio. Magari c'è qualche altra cosa simpatica. Allora, da questa parte, vediamo un po', eh. Allora, intanto mangiamo un pochetto perché mi sa che c'hanno fame i miei pal, eh. No, in realtà no. Prossimo episodio andremo a nord, ragazzi. Almeno oggi abbiamo fatto un'esplorazione della zona dei vulcani sus, che non è finita benissimo, però almeno il lato positivo è che forse abbiamo scoperto che, come dire, non è la strada per andare in paradiso quella. Abbiamo investito un depresso, va bene. Sì, ragazzi, mi viene da dire che non abbiamo trovato neanche un alfa pal, qualcosa di spicy. Niente, abbiamo trovato niente. Un mammo resta al 32. Che tanto dovrei farmarne un bel po' di sti mammutoni per avere l'olio. Mercante itinerante. Attenzione, questi di solito ci danno delle forti soddisfazioni. Compra. Cosa vendi, amico? Dei pal che non mi servono. E tu invece, simpatico tizio vestito in rosso? Progetti. Attenzione, magari ci sono dei progetti interessanti. Cappello di Panking. Cerchietto con le vende tutti i progetti per, ok, per i cappellini. Vabbè, questo me lo metto un segnalino perché, come dire, mi ricordo di venire a comprarli poi con calma, magari. Se riusciamo a sbloccare questo teleport, abbiamo fatto proprio 4 punti perfetti e possiamo sbloccare la fornace. Quindi non è stato proprio un episodio, come dire, così, un po' sus. Isola delle paludi, rovine della chiesa. Un'altra chiesa di Marica. Il prossimo video continueremo, ragazzi. Troveremo dei pal. Possibile, abbiamo incontrato tutti i boss, gli alfa boss possibili in queste zone qui. Incredibile, pazzesco, assurdo, ragazzi. Dai, sei, mi aspettavo di battere almeno un boss. Invece niente. Abbiamo trovato questo affarino che è 2-2-2-3-2. Mazza fortissimo. E poi abbiamo trovato anche, questo tutti i pal che abbiamo visto ma non ho catturato. 2-2-3-3. Beh, ok, sono pal forte. A livello di base sono tanta roba, eh. Converrebbe quasi che me ne metto qua. Lui, che mi sembra molto forte, due di legna, questo lo mettiamo nell'altra base. E poi questo. Questo è simpatico, Velat. Mazza, è meglio di Robin Quill, ragazzi, assolutamente. Mettiamo al posto di Robin Quill, va bene. Un... vabbè, ce l'avevo già. E ce l'avevo già. Questo qui. È nato Pini, ragazzi. Tutte uova che purtroppo sono andate un po' così. Fornace migliorata. Oh, ragazzi, questo è tanta roba. E la metto a questo punto. Fornace migliorata. Io la metterei tipo qua giù. 100 di pietra, 30 di cemento e 15. Alla grande, ragazzi. Eccola qua. Lingotto di metallo raffinato. Serve il carbone.
Ai ai ai, mazza, ne ho solo 13. Non ho mai trovato il carbone. Ragazzi, abbiamo una nuova missione allora, trovare il carbone. E mi sa che possiamo portare la base su di livello. Potenziamento base, vai. Edifica enorme letto per pal. 2, vabbè, questi con calma li faremo. Non lo so, non abbiamo mai trovato uno di carbone, quindi mi ipotizzo sia ancora più raro dello zolfo il carbone. Quindi aiuto, ragazzi, aiuto veramente. Esploreremo questa zona a nord sperando in qualche pal boss che non abbiamo mai trovato oggi. Ah, ci mette pure un bot a farli, vedi? Vabbè, con calma, ragazzi. Quindi, da Grizzbolt che si fa il bagno è tutto, ragazzi. Che cosa con voi? Ci vediamo al prossimo episodio di Palworld, incredibile. Alla prossima!